Salve a tutti amici, quello che segue è un video a cui tengo molto, è la presentazione di Dimensione Cosmica, una bellissima rivista che potete trovare in libreria. È edita da Tabula Fati e sarà presentata a seguire sia dal suo editore che dai suoi curatori, quindi vi lascio a loro che sicuramente sono molto più qualificati di me per presentarvela. Dopo tanto pensare, dopo tanto valutare, dopo una chiamata alle armi, è un desiderio che avevo da molti anni, prendere un'esperienza sia editoriale ma più culturale, perché Dimensione Cosmica sono usciti 15 fascicoli con varie direzioni, fondata da Michele Martino, poi la casa editrice con il mio padre mi ha rilevato la collaborazione subito, sin dall'inizio, con il contributo fondamentale di Gianfranco De Turris. Poi la rivista ha avuto vari collaboratori importanti, li voglio ricordare: Anna Di Ronapoli e Renato Bestagnino. Poi, come tutte le cose belle, c'è un periodo di cessazione, però l'idea era quella che prima o poi doveva risorgere Dimensione Cosmica. Perché comunque, forse lo dirà meglio Gianfranco De Turris, Dimensione Cosmica nasce insieme al premio Tolkien, che per 13 anni ha poi rappresentato un evento fondamentale e importante del fantastico italiano, scoprendo tantissimi autori che hanno anche esordito con il premio Tolkien, ma anche il vanto di aver costretto alcuni autori a cimentarsi con la narrativa fantastica, autori conosciutissimi in Italia per la fantascienza, si è poi voluti così misurare con il fantastico. E da quell'esperienza e da quel gruppo anche umano che abbiamo tentato di coinvolgere è poi risorta questa rivista. Oggi presentiamo un'anteprima, il secondo numero. Il primo passo che ho dovuto fare è scegliere qualcuno che avesse capacità, voglia di mettersi in gioco e radunare un gruppo di autori, di intellettuali, scrittori, quindi abbiamo una scelta con Adriano Monti Buzzetti, che è stata la chiave di volta per iniziare questa impresa editoriale. Chiaramente, dopo aver messo le basi del primo gruppo iniziale in luce, siamo andati dal nostro amico e maestro Gianfranco De Turris per avere un po' l'imprimatur e poi quindi dare il là definitivo alla nascita di questa esperienza. Probabilmente è una lista fatta in maniera amatoriale, senza grandi finanziamenti, quindi cerchiamo di trovarci un pubblico lentamente, piano piano, che ci permetta a questa rivista di avere, diciamo, delle cifre significative. Il tempo, vediamo se ci darà ragione, però abbiamo tutte le motivazioni per rappresentare una delle tante voci del fantastico, della fantascienza italiana, che in questo periodo, che può darsi non sia un periodo di grande, diciamo, notorietà a livello mainstream dei grandi mass media, ma un periodo di grande fervore, perché ci sono altre riviste importanti, perché ci sono moltissime case editrici, tantissimi autori, e quindi comunque una vena non tanto sotterranea, ma che persiste da decenni, e quindi ci fa sperare bene che il fantastico e la fantascienza italiana possano, al di là poi dei momenti eclatanti di picco, insomma, rappresentare un evento letterario importante. E qui passo la parola a Adriano Monti Buzzetti, che ha preso in carico questa rivista e mi ha permesso anche la realizzazione. Grazie, solo poche parole, ovviamente mai come in progetti, in cantieri editoriali come questo, le relazioni sono un po' tutto, perché insomma l'amico, collega in Rai, poi amico, mentore Gianfranco De Turris mi ha messo in contatto con
Marco Solfanelli. Insomma, è nata una buona disposizione d'animo che ha, diciamo, ha creato il viatico giusto per questo progetto, che in realtà appunto è una nuova partenza, non è una nascita, diciamo, piuttosto una resurrezione. Si colloca, come bene diceva Marco, in un solco colorato, perché insomma il primo numero di Dimensione Cosmica credo che fosse nel 78, insomma avevo 10 anni, però già mi interessavo, insomma, così di questo tipo di letteratura, insomma, per ciò che è possibile a un ragazzino della mia, era possibile un ragazzino della mia età. E quindi di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. Da allora Dimensione Cosmica sicuramente ha contribuito a fare, è stato un pioniere nel contribuire a fare e a divulgare cultura fantastica, non solo cultura fantastica in Italia, ma cultura fantastica italiana, cioè soprattutto dimostrare che c'era una via italiana, esisteva una via italiana del fantastico, esisteva una via tipicamente nostra di declinare il fantastico, il fantasy, il weird, l'horror, tutto ciò che contribuisce a definire il recinto ampio della narrativa, dell'immaginario e della narrativa di anticipazione. Io devo solo volevo solo sottolineare due cose molto importanti, a mio parere, seguendo un po' cose che danno soddisfazione, un po' il mondo dei social, dei blog, eccetera, e quant'altro, insomma, contribuisce un po' a dare conto dei fermenti che si agitano in questo settore oggi. Registro con piacere che da quando è iniziata questa piccola avventura, cioè diciamo il primore, le premesse sono nell'autunno scorso, insomma dal primo numero è partito all'inizio di gennaio, sono nate credo almeno 3 riviste che in qualche modo, diciamo, si rifanno al nostro stesso milieu culturale di riferimento. Non tutte sono cartacee, questo ovviamente dirà meglio anche Gianfranco De Turris, ma è una scelta ovviamente coraggiosa a partire da parte dell'editore, un po', insomma, credere nella matericità, nella tattilità, insomma, del libro, della parola che si può toccare in un'epoca in cui tutto sembra muoversi unicamente solo sul fronte degli ebook, il quale peraltro tutti noi abbiamo interesse e cointeressenze, però non abbandonare anche questa forma espressiva è importante. Dicevo, sono nate in questo stesso periodo almeno 3 riviste, ci sono anche segnali di vitalità anche da parte di, diciamo, interlocutori che non sono propriamente delle new entries, ma che comunque forse proprio grazie al fatto che Dimensione Cosmica è back into business, magari hanno deciso anche di rimuoversi. Quindi, diciamo, abbiamo gettato, penso che questo si possa dire, non sarebbe presuntuoso parlare di processi imitativi, ma sicuramente che la notizia che questa gloriosa rivista a metà tra la amatoriale, tra la fanzine e la rivista professionale, insomma, noi ovviamente auspiriamo a coprire l'ultimo miglio, si stia tornando a muoversi e a fare per divulgazione di cultura fantastica, sta in qualche modo generando un interesse, generando anche la voglia di mettersi in gioco da parte anche di interlocutori diversi. Il parterre degli autori io credo che sia una garanzia di qualità, ci sono firme consolidate, ci sono emergenti che però noi valutiamo, di cui noi vediamo in filigrana, in controluce la qualità e il valore. Secondo me è una bella rivista, anche cioè, ci sono anche esteticamente, insomma, non credo che sfiguri nella biblioteca di un cultore o di un appassionato che cultore ambisce a diventare, dando anche la terza dimensione, insomma, quella dell'approfondimento alla sua passione letteraria. E l'ultima cosa che mi resta da dire è il fatto che già dal primo numero noi ospitiamo anche dei saggi, degli interventi che in qualche modo credo che a partire dal primo, insomma, abbiamo fatto una sortita con il nostro manifesto per una fantascienza umanistica. Credo che siano degli interventi che in qualche modo resteranno, insomma, che sono destinati a creare dei precedenti filologici, dei precedenti nella critica di settore. Quindi sono anche dei tentativi di dire qualcosa di nuovo, di importante, che in qualche modo
lasci un po' il segno. Ovviamente il cantiere è aperto, speriamo che insomma, il seguito sia progressivamente sempre più ampio, non solo da parte dei lettori ma anche da parte dei collaboratori. Passo la parola a Gianfranco. Grazie per pochissime cose, come ho scritto, questa è anche una sfida cartacea a un mondo che si inabissa nella rete. Senza voler parlare male della rete, io sono nato e morirò come un motore sulla carta. I tempi si evolvono, però noi teniamo alcune posizioni. La carta è fatta in un certo modo e quindi la nostra rivista è fatta in questo modo. Cerchiamo con questa rivista anche di unire il passato con il presente e il futuro, nel senso che una vecchia generazione di scrittori, di saggisti e di narratori si alterneranno sulle nostre pagine con quelle delle nuove firme valide naturalmente dal nostro punto di vista. Una mescolanza di, anche di argomenti, narrative e saggistiche, paginate anche in maniera diversa, e la parte critica si occuperà, cercherà di occuparsi nei limiti delle 80 pagine che per adesso abbiamo, di vari ambiti, non solo la parte letteraria ma anche la parte visiva, film, televisione, fumetti, quindi da un certo spazio. Sul numero 2 che è stato portato oggi c'è anche in appendice un fumetto inedito in Italia. Cerchiamo quindi di coprire i vari settori. Se un tentativo di ripetere, di compattare anche una visione del fantasma, dell'immaginario, il sottotitolo è immaginario, che comprende quindi tutti i vari generi, che ha parte dagli anni 70, che non è mai conclusa e che secondo noi può avere ancora moltissimo da dire dal punto di vista sia interpretativo, principalmente interpretativo, sia fattuale, di un certo tipo di narrativa fantastica, fantascientifica e orologica. Se ci seguirete, noi continuiamo a lavorare in questa direzione.